Ed eccoci qui nelle cantine a Bologna per l'evento Cantine Aperte e intorno al vino tante tante cose buone. Prima ve le faccio vedere e poi c'è proprio il maestro pasticcere che viene da Alliste, il signor Venneri, il maestro Venneri, che ce le descrive. Cosa vediamo qui? Allora, abbiamo pensato di omaggiare i fratelli Apollonio con tre nostre specialità. Il polacchino, che è l'antenato del cornetto salentino, fatto in versione salata, quindi utilizzando una pasta di croissant francese all'interno della scamorza affumicata e capocollo di Martina Franca. Eccolo, questo è il croissant salentino, che si chiama quindi come? È un crometto. È un crometto salato con capocollo di Martina Franca e scamorza affumicata. L'altra versione salata è un rustico un po' particolare. Rustico particolare, vediamo perché. Perché è la versione vegana del rustico, utilizzando tre tipologie di verdure: zucchine, peperoni e melanzane al forno, macinate e poi con aggiunta una salsa di pomodoro. Quindi è fatto questo rustico vegano. Poi, e invece, poi ecco, mi sono imbattuto nella ricetta di mia nonna dell'anno del 50. 1950, quindi nel dopoguerra, che venivano a mancare le materie prime, quindi lei ha pensato di sostituire una parte di zucchero con del vin cotto. Caspita, quindi siamo all'indomani della seconda guerra mondiale, quindi le materie prime scarseggiavano, ma la voglia di dolce no, non scarseggiava. Lei ha pensato di aggiungere del vin cotto all'interno della nostra frolla. Mentre per quanto riguarda la crema pasticcera, è una crema alle mandorle pelate. Mandorle pelate, fantastico. Beh, allora però dobbiamo, allora intanto brindiamo con lo spumante Apollonio, grazie, e poi chiaramente io per scrivere un buon articolo devo degustare, ovviamente, mi devo sacrificare. Perché lo so che non mi dai fiducia. Grazie, no, devo fare questo sacrificio per i miei lettori. Molto bello, che sacrificio. Grazie, cin cin.